Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Dracula di Bram Stoker. Traduzione di Rosanna Pelà. Diario di Mina Murray. 11 agosto. 3 del mattino. Di nuovo il diario. Non ho sonno. Tanto vale che scriva. Sono troppo agitata per dormire. Abbiamo avuto un'avventura tremenda, un'esperienza angosciosa. Mi ero addormentata non appena chiuso il diario. Mi sono svegliata ad un tratto e mi sono seduta sul letto, in preda a un orribile senso di paura e con una strana impressione di vuoto intorno a me. La stanza era buia, quindi non vedevo il letto di Lucy. Così l'ho attraversata per tastarlo. Il letto era vuoto. Ho acceso un fiammifero e ho scoperto che Lucy non era nella stanza. La porta era chiusa, ma non a chiave, così come l'avevo lasciata. Non volevo svegliare sua madre, che in questi ultimi giorni è stata peggio del solito. Così mi sono messa addosso qualcosa per andare in cerca di Lucy. Stavo per uscire dalla stanza, quando mi è venuta l'idea che i vestiti potessero forse darmi qualche indizio sulle sue intenzioni di sonnambula. Vestaglia avrebbe voluto dire casa, vestito, esterno. Ma la vestaglia e il vestito erano al loro posto. Grazie a Dio, mi sono detta, non può essere andata lontana in camicia da notte. Sono corsa giù a cercarla in salone. No, non c'era. Allora ho guardato in tutte le altre stanze aperte della casa. E una paura crescente mi raggelava il cuore. Arrivata infine alla porta d'ingresso, l'ho trovata aperta. Non spalancata, ma con la serratura non chiusa. Il personale di casa si prende sempre la cura di chiuderla, ogni sera. Ho temuto quindi che Lucy fosse uscita così com'era. Per un momento o due non sono riuscita a vedere nulla, perché una nuvola di passaggio oscurava con la sua ombra la chiesa di Santa Maria e il circondario. Poi la nuvola si è allontanata e le rovine dell'abbazia sono state di nuovo visibili. Allora ho potuto distinguere nettamente la chiesa e il cimitero al margine di una lama di luce sottile e affilata come il taglio di una spada. Quali che fossero le mie aspettative, non sono andate deluse. Infatti là, sulla nostra solita panchina illuminata dal raggio d'argento della luna, stava una figura bianca, come la neve, leggermente reclina. Il rapido sopraggiungere di un'altra nuvola mi ha impedito di vedere molto di più, l'ombra avendo offuscato quasi immediatamente la luce. Ma mi era parso che qualcosa di scuro stesse dietro il sedile dove la bianca figura brillava, o si piegasse su di lei. Non avrei saputo dire se fosse un uomo o un animale, ma non ho perso tempo per cercare di vedere meglio. Sono scesa di corsa dalla ripida scalinata che conduce al molo e ho attraversato il mercato del pesce fino al ponte, l'unica via per raggiungere l'Eastcliff. La città pareva morta. Non ho incontrato anima viva, ma me ne sono rallegrata, non volendo che nessuno fosse testimone delle condizioni di Lucy. Il tempo e la distanza mi sono sembrati lunghissimi, mentre con le ginocchia tremanti e il respiro affannoso mi arrampicavo su per l'eterna scala dell'abbazia. Certo procedevo in fretta, ma avevo l'impressione che i miei piedi fossero di piombo e le mie giunture arrugginite. Giunta quasi in cima, ho visto la panchina e la figura bianca, perché ormai ero abbastanza vicina per distinguere le cose, anche nei momenti di oscurità. C'era senza dubbio qualcosa. Qualcosa di lungo e di nero che si piegava sulla bianca figura ricurva. «Lucy! Lucy!» ho gridato, piena di spavento, e il qualcosa ha sollevato una testa, e dal punto in cui mi trovavo sono riuscita a vedere un volto bianco e scintillanti occhi rossi. Lucy non mi ha risposto e io sono corsa all'ingresso del cimitero. L'ho persa di vista per un momento o due, perché in quel punto la chiesa si frapponeva tra me e la panchina. Intanto la nuvola passava e la luce della luna era così brillante che, girato l'angolo, ho potuto vedere bene Lucy. Stava un po' reclina e appoggiava la testa alla spalliera del sedile. Era completamente sola. Intorno nessuna traccia di cosa vivente. Nel piegarmi su di lei mi sono resa conto che ancora dormiva,
respirava a labbra dischiuse, ma non dolcemente come al solito, bensì in lunghi, pesanti ansiti, come se lottasse per riempirsi i polmoni. Mentre mi avvicinavo, nel sonno, aveva sollevato una mano e si era chiuso il colletto della camicia da notte intorno alla gola. Nel fare questo gesto aveva avuto un leggero brivido, come se sentisse il freddo. Io le ho gettato subito addosso lo scialle caldo e gliel'ho stretto bene intorno al collo, nel timore che si prendesse un brutto malanno, svestita come era nell'aria della notte. Non osavo svegliarla subito, così per avere le mani libere ed essere in grado di aiutarla, le ho appuntato lo scialle intorno alla gola con una grossa spilla di sicurezza. Ma devo averlo fatto goffamente nel mio stato di ansia e averla punta o graffiata, perché poi, quando il suo respiro si è fatto più regolare, si è portata di nuovo la mano alla gola con un piccolo gemito. Dopo averla coperta bene, le ho messo ai piedi le mie scarpe e poi ho cominciato a tentare di svegliarla con la massima dolcezza. Nessuna reazione da principio, ma a poco il suo sonno è diventato più inquieto, accompagnato da gemiti e sospiri. Infine, dato che il tempo passava e io, per mille ragioni, volevo portarla a casa al più presto, l'ho scossa con maggiore energia finché ha aperto gli occhi e si è svegliata. Non è parsa stupita di vedermi, perché naturalmente lì per lì non si rendeva conto di dove fosse. Lucy si sveglia sempre con garbo, e perfino in questa circostanza, quando il suo corpo doveva essere gelato e la sua mente, in un certo senso, inorridita dal trovarsi svestita, di notte, in un cimitero, non ha perduto la sua grazia. Tremava un poco e mi si è stretta contro. Quando le ho detto di venire subito a casa con me, si è alzata senza una parola, con l'obbedienza di una bambina. Procedendo sulla ghiaia, i piedi mi facevano male e Lucy ha notato che sussultavo. Si è fermata e ha insistito perché riprendessi le mie scarpe, ma io ho rifiutato. Tuttavia, quando siamo arrivate nel viale fuori dal cimitero, dove il temporale aveva lasciato una pozzanghera, mi sono imbrattato i piedi di fango, sfregandoli uno contro l'altro, in maniera che se tornando a casa avessimo incontrato una persona, questa non si accorgesse che ero scalza. Abbiamo avuto fortuna e siamo giunte a casa senza aver incontrato nessuno. Una volta abbiamo visto un uomo, che non sembrava del tutto sobrio, passare per una strada davanti a noi. Ci siamo nascoste dietro un portone finché non è scomparso in uno di quei vicoli stretti e tortuosi. Il cuore mi batteva all'impazzata, tanto da farmi temere di svenire qualche volta. Ero terribilmente in ansia per Lucy, e non mi preoccupava soltanto il timore che la sua salute avesse sofferto a causa del freddo, ma anche la sua reputazione, qualora la storia si fosse risaputa. Giunte a casa ci siamo lavati i piedi e insieme abbiamo detto una preghiera di ringraziamento. Poi io l'ho messa a letto. Prima di cadere nel sonno, Lucy mi ha chiesto, anzi mi ha addirittura implorata, di non dire niente a nessuno, neppure a sua madre, della sua avventura di sonnambula. Da principio esitavo a prometterglielo, ma poi, pensando alle condizioni di sua madre e a quanto si sarebbe crucciata nel sapere una cosa simile, e anche considerando che una storia del genere, qualora fosse trapelata, poteva essere alterata. No, lo sarebbe stata certamente. Ho reputato saggio acconsentire. Spero di avere fatto bene. Ho chiuso la porta e mi sono legata la chiave al polso, così forse non sarò disturbata ancora. Lucy dorme profondamente. Il riflesso dell'aurora è alto e lontano sul mare. Agosto. Sull'Eastcliff a leggere e a scrivere tutto il giorno. Sembra che Lucy si sia innamorata anche lei di questo posto e si stenta a condurla via quando è ora di ritornare a casa per il pranzo, il tè o la cena. Questo pomeriggio ha fatto una bizzarra osservazione.
Stavamo rientrando a casa per cena e, giunte in cima alla scala che sale dal molo ovest, ci siamo fermate come al solito ad ammirare il panorama. Il sole al tramonto, ormai basso nel cielo, era sul punto di scomparire dietro il Caithness. La luce rossa si rifletteva sull'Eastcliff e sull'antica abbazia e sembrava immergere tutto in un bellissimo lucore rosato. Eravamo in silenzio da un po', quando Lucy, d'un tratto, ha mormorato come tra sé. Di nuovo i suoi occhi rossi, proprio gli stessi. Era una frase così strana e priva di qualsiasi nesso che ne sono rimasta sbalordita. Girandomi un poco per osservare bene Lucy, senza avere l'aria di fissarla apertamente, ho visto che era in uno stato quasi sognante e aveva sul viso un'espressione che non riuscivo a definire. Allora, senza dire nulla, ho seguito il suo sguardo. Sembrava rivolto alla nostra panchina, dove sedeva una nera figura solitaria. Io stessa sono rimasta piuttosto stupefatta, perché mi è parso per un istante che lo straniero avesse grandi occhi simili a fiamme ardenti, ma è bastata una seconda occhiata a dissipare l'illusione. La luce rossa del tramonto scintillava sulle vetrate della chiesa di Santa Maria e, mentre il sole sprofondava, si è verificato un cambiamento di rifrazione sufficiente a fare credere che la luce si muovesse. Ho richiamato l'attenzione di Lucy su questo insolito fenomeno e lei è ritornata in sé con un sussulto, ma al tempo stesso pareva triste. Forse stava ripensando alla terribile notte trascorsa quassù. Non ne parliamo mai, perciò io non ho fatto commenti, e abbiamo proseguito verso casa per la cena. Lucy, che aveva mal di testa, è andata a letto presto, e io, vedendola addormentata, sono uscita per una passeggiata. Mentre camminavo verso ovest, sulla scogliera, mi sentivo pervasa da una dolce malinconia, perché pensavo a Jonathan. Mentre rincasavo, la luna splendeva chiarissima, e sebbene la parte del Crescent in cui abitiamo fosse in ombra, tutto era ben visibile. Ho gettato un'occhiata alla nostra finestra e ho visto sporgere la testa di Lucy. Credendo che aspettasse me, ho spiegato il fazzoletto per agitarlo verso di lei, ma Lucy non se n'è accorta e non si è mossa. Proprio in quell'istante, la luna, spuntando da dietro l'angolo della casa, ha illuminato la finestra. Sì, Lucy era proprio lì, con la testa appoggiata a un lato del davanzale e gli occhi chiusi. Dormiva profondamente, e accanto a lei, sul davanzale, c'era qualcosa che somigliava a un grosso uccello. Temendo che prendesse freddo, sono corsa di sopra, ma quando sono entrata nella camera, lei stava ritornando a letto completamente addormentata, il respiro pesante, e si stringeva una mano sulla gola come per proteggersi dal freddo. Io non l'ho destata, ma le ho rimboccato bene le coperte e mi sono assicurata che la porta e la finestra fossero chiuse. Lucy è tanto graziosa quando dorme, ma è più pallida del solito, ha gli occhi segnati e un'espressione stanca che non mi piacciono. Temo che qualcosa la turbi. Vorrei scoprire di che cosa si tratta. Lettera di Samuel Billington e figlio, procuratori a Whitby, alla ditta Carter, Patterson & Company, Londra. 17 agosto. Spettabile ditta. Con la presente si accompagna la fattura di merci spedite tramite la Great Northern Railway. Alcune di esse devono essere consegnate a Carfax, presso Parfleet, non appena giungeranno alla stazione merci di King's Cross. Per il momento la casa è vuota, ma troverete accluse le chiavi debitamente etichettate. Vi preghiamo di depositare le casse in numero di 50 che costituiscono la partita nell'edificio parzialmente in rovina che fa parte della casa ed è contrassegnato con la lettera A nella piantina allegata. Il vostro agente riconoscerà facilmente il sito, poiché si tratta dell'antica cappella della dimora. Le merci partiranno per ferrovia questa sera alle 21:30 e saranno a King's Cross domani pomeriggio alle 16:30. Poiché il nostro cliente desidera che le merci vengano consegnate al più presto,
Vi preghiamo di volere mandare all'ora indicata i vostri incaricati alla stazione di King's Cross per prendere in consegna le merci e portarle a destinazione, onde evitare qualsiasi ritardo dovuto a qualche particolare esigenza di pagamento dei vostri uffici. Accludiamo un assegno di 10 sterline, di cui vi preghiamo di accusare ricevuta. Qualora la spesa fosse inferiore a questa cifra, vogliate cortesemente restituirci la differenza. Se la superasse, appena ne saremo informati, provvederemo immediatamente a coprire la differenza, inviandovi un secondo assegno. A consegna avvenuta, vi preghiamo di lasciare le chiavi nell'atrio d'ingresso della casa, dove il proprietario le potrà ritirare quando vi entrerà servendosi del suo duplicato. Nella speranza che non giudichiate eccessiva la nostra insistenza nel pregarvi di accelerare il più possibile la consegna, vi ringraziamo e porgiamo i nostri più distinti saluti. Samuel Billington e figlio. Lettera della ditta Carter Peterson & Company, Londra, ai signori Billington e figlio, Whitby, 21 agosto. Egregi signori, con la presente accusiamo ricevuta di sterline 10 e accludiamo assegno di sterline 1,17 e 9 scellini, somma in eccedenza, come da conteggio allegato. Le merci sono state consegnate in conformità alle istruzioni ricevute e le chiavi lasciate nell'atrio di ingresso, in un pacchetto. Con i sensi della nostra massima considerazione, Carter, Patterson e Company. Diario del dottor Seward. 19 agosto. Strano e repentino cambiamento in Renfield la scorsa notte. Verso le 8 di sera ha cominciato a eccitarsi e a fiutare intorno come un cane quando punta. L'infermiere, colpito dal suo comportamento e conoscendo il mio interesse per lui, lo ha incoraggiato a parlare. Di solito si mostra rispettoso con l'infermiere e qualche volta è perfino servile, ma questa notte, mi ha raccontato l'uomo, era altezzoso. Non si degnava di intrattenersi con lui e si è limitato a dirgli «Non voglio parlare con voi. Voi non contate niente. Adesso il maestro è vicino». L'infermiere pensa che sia stato preso da un'improvvisa forma di mania religiosa. Se così fosse, dobbiamo stare in guardia perché un uomo robusto, affetto contemporaneamente da mania omicida e mania religiosa, può essere molto pericoloso. Combinazione pessima. Alle 9 sono andato a visitarlo io stesso. Con me si è comportato esattamente come con l'infermiere. Nella sua altezzosa presunzione non vedeva differenza alcuna tra me e l'infermiere. Sembra proprio mania religiosa. E presto arriverà a credersi Dio. Queste infinitesime differenze tra un uomo e un altro sono troppo meschine per un essere onnipotente. Come si tradiscono facilmente questi pazzi? Il vero Dio presta attenzione a un passero che cade, ma il Dio creato dalla vanità umana non fa distinzione tra un'aquila e un passero. Se gli uomini sapessero... Per mezz'ora e forse più l'eccitazione di Renfield è andata sempre crescendo. Io fingevo di non guardarlo, ma lo sorvegliavo con grande attenzione. Tutto a un tratto, nei suoi occhi è comparsa quell'espressione ambigua che si nota sempre nei malati di mente quando sono colpiti da un'idea, accompagnata da quei furtivi movimenti della testa e della schiena che gli infermieri dei manicomi conoscono così bene. E poi si è calmato del tutto ed è andato a sedersi sull'orlo del letto con aria rassegnata, lo sguardo spento, fisso nel vuoto, volendo scoprire se la sua apatia era vera o simulata. Ho cercato di indurlo a parlare dei suoi animali preferiti, un argomento che ha sempre suscitato il suo interesse. Da principio non mi ha neppure risposto, e infine ha detto stizzosamente: «Accidenti, non me ne importa proprio niente di quelli». «Ma come?» ho esclamato io.
Volete dirmi che non ve ne importa niente dei ragni? A questo ha risposto enigmaticamente. Le damigelle della sposa rallegrano gli occhi che attendono l'arrivo della sposa, ma quando la sposa si avvicina, le damigelle non risplendono più a occhi già ricolmi. Non ha voluto spiegarsi meglio, ma è rimasto ostinatamente seduto sul letto, finché io mi sono trattenuto con lui. Sono stanco e abbattuto questa notte. Non posso fare a meno di pensare a Lucy, a quanto diverse sarebbero state le cose. Se non riuscirò a dormire subito, cloralio, il moderno morfeo. Devo badare che non diventi un'abitudine. No, no, non lo prenderò questa notte. Ho pensato a Lucy e non voglio profanarla mescolando le due cose. Se occorre, passerò una notte insonne. Giacevo a letto, rigirandomi inquieto, e avevo appena sentito l'orologio battere le due quando il guardiano notturno è venuto da me, mandato dall'infermiere, ad avvertirmi che Renfield era scappato. Mi sono vestito in tutta fretta e sono corso giù subito. Il mio paziente è un uomo troppo pericoloso per lasciarlo andare in giro. Le sue idee potrebbero evolversi in maniera rischiosa per gli estranei. L'infermiere mi aspettava. Mi ha detto che, guardando dallo spioncino della sua porta, non più di 10 minuti prima, l'aveva visto nel suo letto apparentemente addormentato. Poi la sua attenzione era stata attratta dal rumore di una finestra scardinata. Tornato indietro di corsa, aveva visto i piedi di Renfield scomparire dalla finestra e mi aveva mandato subito a chiamare. Renfield aveva indosso soltanto la camicia da notte, non poteva essere andato lontano. L'infermiere aveva creduto meglio guardare in quale direzione andava invece di seguirlo, e probabilmente perderlo di vista nel fare il giro dell'edificio per uscire dalla porta. L'infermiere è un uomo massiccio e non sarebbe potuto passare dalla finestra. Io invece sono smilzo, e con il suo aiuto ci sono riuscito, mettendo i piedi in avanti, ed essendo la finestra a poca distanza dal suolo, sono atterrato incolume. L'infermiere mi ha detto che il paziente era andato diritto verso sinistra, così io mi sono messo a correre più in fretta che potevo. Mentre attraversavo un folto di alberi, ho intravisto una figura bianca arrampicarsi sull'alto muro che separa i nostri terreni da quelli della casa abbandonata. Tornato subito indietro, ho detto al custode di radunare 3 o 4 uomini che mi seguissero immediatamente nel parco di Carfax, per il caso che il nostro amico si rivelasse pericoloso. Io ho preso una scala e ho superato il muro, calandomi dall'altra parte, e ho visto la figura di Renfield scomparire in quel momento dietro l'angolo della casa. Quindi gli sono corso dietro e l'ho trovato sul lato più distante della costruzione. Si spingeva contro la vecchia porta di quercia a borchie di ferro della cappella. Sembrava parlare con qualcuno, ma io non volevo avvicinarmi troppo per sentire quello che diceva, nel timore di spaventarlo e metterlo in fuga. Dare la caccia a uno sciame di api vagabonde non è nulla, a paragone di inseguire un pazzo nudo, preso dal ghiribizzo di scappare. In pochi minuti, tuttavia, ho capito che Renfield non badava affatto a quello che lo circondava, e mi sono azzardato a farmi più vicino, tanto più che a questo punto i miei uomini avevano attraversato il muro e stavano arrivando. L'ho udito dire: «Sono qui ai vostri ordini, maestro, sono il vostro schiavo». E voi mi ricompenserete perché io vi sarò fedele. Vi ho adorato a lungo e da lontano. Ora che siete vicino, aspetto i vostri comandi. E voi non mi lascerete in disparte, è vero, caro maestro, nella distribuzione dei vostri bei doni? Renfield, in ogni modo, è un vecchio accattone egoista che pensa ai pani e ai pesci quando si crede di fronte alla reale presenza. Le sue manie formano un impressionante miscuglio. Quando lo abbiamo accerchiato si è battuto come una tigre. Ha una forza immane e più che un uomo era come una bestia feroce.